un open day negli hub vaccinali di Teramo e Giulianova per recuperare il gap dei 13.000 over 60 ancora senza vaccino. Per questa giornata è prevista l'inoculazione del siero monodose Johnson & Johnson, mentre l'ASL di Teramo ricorda che non ci sono rischi e si appella a tutti coloro che, avendo ricevuto la prima dose di AstraZeneca, hanno poi rifiutato la seconda. Questo atteggiamento crea un ritardo dannoso al raggiungimento dell'immunità di gregge. Fino adesso sono stati circa 100-150 persone che hanno confluito al lab di Teramo. Vedremo un po' stasera i risultati tra entrambi gli hub, sia di Teramo che Giulianova. Certo che l'appello nostro è fondamentale, perché noi riteniamo che vaccinarsi è la cosa più importante oggi che bisogna fare. Certo che questa situazione di AstraZeneca ha creato un certo disorientamento per la popolazione. Sta di fatto che ieri coloro che dovevano effettuare il richiamo sotto i 60 anni, 358 non si sono presentati. È ovvio che questo è un campanello d'allarme, va monitorato, dobbiamo stare attenti e comunque cercare sempre noi di incentivare a vaccinarsi, perché emerge con chiarezza anche dai dati che pervengono a livello nazionale che chi è vaccinato non si ricovera. Ed è proprio il raggiungimento rapido dell'immunità di gregge l'obiettivo principale dell'ASL di Teramo, che si sta organizzando per la somministrazione dei vaccini anche nelle farmacie. Stiamo aspettando anche le indicazioni regionali che sono state complete tutti gli accordi. Adesso il dottor Brucchi, che è il mio coordinatore, sia oltre ad essere regionale anche il mio coordinatore dei vaccini a livello locale, prenderà contatti con le farmacie e vedrà di mettere in campo tutte le attività che sono necessarie per far sì che questa incombenza possa essere espletata anche nelle presso tutte le farmacie.